Buongiorno. Beh, sì, diciamo che sicuramente quello di sabato è stata una grande emozione, però prendere i gol sicuramente per un portiere non sono mai una cosa positiva. Però nel calcio si sa, c'è sempre una seconda possibilità e tramite allenamento migliore, ci sarà una possibilità di migliorare. Per far sì che poi da 4 gol se ne prendranno di meno. Abbiamo avuto un inizio molto, molto forte, molto positivo. Poi questo campionato è strano, abbiamo visto anche ieri che Avellino vinceva 2-0, ha perso 3-2. È un campionato molto strano questo, ci sono tantissime squadre in 7-8 punti. È un campionato stranissimo, la Serie B quest'anno ancora di più. Probabilmente è un cambio che ha smosso gli equilibri e che noi abbiamo subito un po' fisica, abbiamo subito questo cambio di ritmo e ci ha messo un po' alle strette. Però poi ci siamo rimessi in campo, il secondo tempo avevo avuto le occasioni per riprendere, stati sfortunati, mi hanno colpito un palo. Non ho capito. No, dal campo io non ci ho fatto proprio caso, guardavo la. Non ci ho fatto proprio caso. C'è un errore, come lo fa un giocatore, lo può fare anche un arbitro e un addetto all'arbitro, può capitare. Beh sì, l'emozione c'è stata, è stato un momento intenso, però quando sono entrato in campo ero sereno perché comunque i miei compagni mi hanno aiutato tantissimo durante la settimana, sono stato tranquillo e mi hanno dato la massima fiducia. Poi come dicevi te, avevo giocato proprio a ottobre, un anno fa, l'unica partita della stagione scorsa in Coppa Italia. E poi l'ultima ancora era il Viareggio, quindi eravamo a Pasqua di 2 anni prima. Quindi fisicamente un po' mi mancava la partita, però l'emozione è stata tantissima e ho cercato di trasformare l'emozione in forza. Beh, da quest'anno, al primo giorno del ritiro, mi sono posto l'obiettivo di allenarmi, 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 per poi farmi trovare pronto quando sarà arrivato il momento. Io continuerò questo credo, continuerò sempre a migliorare in allenamento, a cercare di concentrarmi solamente sull'allenamento e poi se
ricapiterà un'occasione cercherò di farmi trovare pronto. Sì, sì. E come ti ha visto, come ti ha visto migliorare, cosa ti sta aiutando a migliorare? Beh, col mister l'avevo già incontrato quando ero arrivato qua circa 3 anni fa, che aveva iniziato in primavera. Il mister mi ha detto dal primo giorno che lui era più tranquillo di me, non aveva paura della mia partita. Mi ha detto di stare tranquillo e di fare le cose che sapevo fare, che sarebbe andato tutto bene. Poi peccato per i 4 gol presi, perché chi mi conosce sa che io punto sempre a cercare di non prendere mai. Hai ricordato di Arezzo, insomma, che fosse grande protagonista, nonostante quella uscita contro l'Inter, ti aspettavi allora di riuscire magari prima a fare non questo esordio, perché l'esordio non è stato pratico, insomma, avete già tre professionisti. In questi lunghi mesi hai pensato a un certo punto, forse questa è una strada, chissà se arriverà mai in questo momento? Beh, diciamo che l'anno scorso non è stato facile all'inizio, perché comunque sapevo che il mondo del calcio era diverso dal mondo dei ragazzi. E però quello che è successo la scorsa stagione l'ho fatto mio di testa e penso che mi sia stato di grande aiuto per crescere sia mentalmente che psicologicamente. Beh, come ho già detto, io penso sempre all'allenamento, a migliorarmi e cercare di farmi trovare pronto. Poi questo campionato lo sappiamo tutti com'è, ogni squadra, ogni partita ha una storia a sé e ci sono tantissime squadre tutte vicine e secondo me non c'è una squadra più forte, una più o meno sono tutte lì, soprattutto all'inizio del campionato. Penso che per noi ragazzi cresciuti in questa città, ma anche per altre persone che comunque sono nostri compagni, che lottano per questa maglia, scendere in campo e dare il massimo è il nostro obiettivo principale. Poi quello che succede, succede, si sbaglia una volta, non si sbaglia due volte. Quindi siamo pronti per rialzarci subito da sabato, per ridare il massimo e riconquistare subito la nostra gente. No, infatti la partita la analizzeremo oggi, però comunque sappiamo dove abbiamo sbagliato e dove dobbiamo migliorare e sappiamo che miglioreremo già da sabato. Poi nel calcio, il calcio ti dà sempre l'opportunità di poterti rifare la volta successiva e sabato abbiamo la partita perfetta per poterci rifare, perché giochiamo in casa contro una squadra che ha giocatori di valore e quindi saremo tenuti a fare bene. Sì, 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 è stato. No, no, è stata una chiacchierata normalissima. Ok,
Grazie a voi.